Il fascicolo dell'inchiesta sull'incidente di domenica sugli impianti di sci delle Melette a Gaglio, sull'Altopiano, riporterebbe i nominativi di 6 persone in quanto soggetti indagati dalla Procura di Vicenza. Si tratterebbe di dipendenti collaboratori del Centro per lo Sport Invernale di località Busa Fonda Ongara, tra questi maestri di sci. I loro nomi non sono noti. In attesa del completamento della fase preliminare delle indagini e degli avvisi da parte del PM Pinna, specificando che in questi casi si parla di atto dovuto. Ipotesi di reato per tutti consiste nelle lesioni colpose gravi. L'incidente sulla neve è avvenuto intorno a mezzogiorno di domenica 14 gennaio. Il piccolo sciatore veronese, a 6 anni, risiede con la famiglia a San Bonifacio, stava utilizzando la seggiovia quando è improvvisamente precipitato al suolo, scivolando dal sedile, altezza 7-8 metri. L'impatto sulla neve ha attutito in parte le conseguenze della caduta, ma non il verificarsi di fratture multiple. Dopo ricovero d'urgenza con l'ausilio dell'elicottero del 118, il bambino è stato sottoposto a 2 interventi ortopedici. Tutto questo mentre i carabinieri di Asiago iniziavano subito a raccogliere le testimonianze e acquisire i filmati. Nei giorni successivi all'incidente è emersa la presenza di un ragazzo di 16 anni al fianco del bimbo precipitato e il possibile malfunzionamento o il mancato aggancio del meccanismo a sbarra orizzontale di sicurezza che avrebbe dovuto impedire al bambino di scivolare.